Ma muoviti, zio, con quella sacca, vieni qua. Mamma mia, non si può però vivere con questo, sono tutti così gli allievi del sì, prima. Beh, le prime volte sì che si va in campo, sai, dopo un po' di tempo in campo pratica la gente ha voglia di andare sul campo. No, capisco, però la prima volta tutti così, ma si va sempre in campo col maestro? Beh, le prime volte sì, perché si impara a stare in campo, si conosce un po' il percorso, gli ostacoli, come si sta in campo, perché non è che si va a caso in campo, la sacca bisogna mettere in determinati punti. Va bene. Se c'è il caddy, beh, voglio dire, lei ha il caddy, quindi... Zio. E quindi sì, è necessario andare in campo con il maestro almeno una volta proprio per capire come si sta. Dopo quanto si va in campo? Ma adesso siamo sui un paio di mesi, due o tre mesi, poi dipende un po' dalle persone, però già in tre mesi si inizia ad andare a conoscere un po' il campo. Quindi lo spirito del gioco non è proprio essere fenomeni, ma più divertirsi? No, bisogna divertirsi, bisogna stare alle regole, rispettare il campo. Uh-huh. Soprattutto, e anche gli avversari. La natura e gli avversari, sì. Va bene. Dai zio, dammi fare 7 e levati, che voglio giocare. Fare 7 va bene? Sì, perfetto. Perfetto. Certo, che caratterino, ragazzi.